Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Sono quello con la mia terra, sono senza fare. Mezzo persone sembrano animali, sono senza fare. Benvenuto a una nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore. A questo punto però la prima domanda che viene spontanea, perché a questo punto diremo il nome facendo la domanda. Chi è MV? E soprattutto perché questo nome? Che è già complicato già pronunciare. Allora, questo nome innanzitutto, buonasera a tutti, questo nome è semplicemente lo spelling in inglese dell'iniziale del mio nome e del mio cognome. M che sta per M di Mirko e V che sta per V di Vitale. Semplicissimo. E chi è MV? Come si dovrebbe descrivere MV? Ma soprattutto, se dovessi mettere un personaggio MV nelle tue canzoni, come lo descriveresti? MV è un ragazzo che è appassionato alla musica da quando ha 14 anni all'incirca. Si è appassionato alla musica grazie a degli amici, era circondato da amici che cantavano, quindi si è appassionato a questo mondo. Fino a che è rimasto veramente l'ultimo a stare appunto nella musica e tuttora vuole fare solo questo. Cioè, MV è un cantante, una persona che vuole diventare un cantante professionista e vuole solo quello nella sua vita. A questo punto parliamo dell'ultimo singolo. C'è un sogno di, in fondo, avere una spiaggia enorme perché in realtà il mare è lontano. Questo safari, perché nasce questa canzone e come nasce, soprattutto la cosa che trae ispirazione? Questa canzone, questo è l'ultimo singolo, è nato dopo praticamente il periodo più buio che ho avuto nella mia vita. Io avevo un bar, un'attività di mia proprietà, che praticamente in quel periodo ho sofferto di depressione, eccetera, eccetera. Ho chiuso l'attività proprio perché ho deciso che nella mia vita voglio fare solo questo, quindi solo esclusivamente il cantante. Quindi ho deciso di chiudere la mia attività e diciamo il singolo è uscito in quel momento di riscatto, nel momento dove mi sono sentito meglio con me stesso e nel momento in cui appunto ho deciso di inseguire il mio sogno. Nella realizzazione dei tuoi testi nascono prima le parole, nasce un riff, un beat, oppure possiamo dire che a volte casualmente anche nascono insieme. Sì, realmente devi sempre comunque trovare il giusto compromesso con quello che, con la sensazione che hai al momento e con quello che vai ad ascoltare. Ad esempio, Safari è nata inizialmente su un type beat preso su YouTube e poi la canzone è stata completamente poi rifatta con un altro beat, con un'altra produzione. Però dipende, ci sono anche state diverse volte che mi sono fatto fare una produzione prima e poi sono andato io a scrivere sulla produzione finale. Nella realizzazione dei testi abbiamo visto che tu sei abbastanza prolisso, cioè scrivi comunque testi molto lunghi, preferisci più scrivere, in questo caso, poi anche nel tempo successivamente scriverai testi sempre molto lunghi, prolissi, oppure come nell'inglese dove si tende un po' più a sintetizzare, per l'inglese si dice musicalmente più adatto, però essere un po' più sintetico oppure ancora continuare a raccontare in fondo la tua musica con tante parole. Guarda, dipende perché come ti ho detto va poi, è comunque una cosa di sensazioni, di momenti. Ultimamente ho avuto appunto questo periodo dove comunque anche le canzoni sono state scritte per me, nel senso era un momento proprio di sfogo, quindi ci ho buttato tutto dentro. Quindi ho comunque spiegato tutto quello che succedeva e magari possono essere appunto uscite lunghe. Però poi dipende, magari in un altro momento verranno magari diverse.
E invece tu suoni dal vivo, hai suonato dal vivo. Qual è la sensazione che provi quando salendo sul palco inizialmente, poi dici, sali sul palco e dici, qualche tuo collega ha detto, chi me lo fa fare? Ma poi quando ti si apre la quarta platea, il palco sotto, anche se poi a volte capita che c'è poca luce, non lo vedi, però senti quell'energia che inizialmente il pubblico si è sotto, ma poi prende vita. E diventa partecipe con le tue canzoni. Tu, in quel caso, che cosa provi? È un'emozione unica, in realtà è un aspetto dei tanti della musica che ti fa innamorare di questo. Cioè, a me sinceramente stare sul palco e vedere persone che ascoltano, anche se io ho suonato, ho cantato, ho fatto live sia davanti a 3.000 persone in apertura a concerti magari di big, ma ho anche fatto concerti davanti a 3-4 persone. E personalmente io quando salgo sul palco mi praticamente ci possono stare una persona o anche 10.000, per me è come se non c'è nessuno. Entro nel mio mondo, inizio a cantare, a dare come se sto sotto la doccia. Adesso faccio un esempio stupido, e così riesco ad esprimere anche tutto quello che voglio, tutti i messaggi che voglio mandare, tutto quanto, tutte le emozioni che provo. E invece tu hai detto appunto, hai fatto anche apripista, anticipazioni di alcuni cantanti importanti. Che sensazioni provi? Che sensazioni hai provato salire sul palco, comunque davanti, sapendo che dopo sarebbero arrivati artisti, comunque vada appunto, diciamo, più importanti in quel momento, perché poi nel tempo diventeranno, tu diventerai più importante, ma in quel momento che sensazione hai provato? E poi, che reazione hai visto in quel momento, se stesso? Ma guarda, in mente prima di salire sul palco c'è la classica ansia da prestazione, poi vedendo magari tutta quella gente ancora di più dici mamma mia, però poi quando sono salito sul palco ho visto comunque che quella gente era lì, volendo, ok, non per te, ma comunque era lì anche per te perché alla fine hanno fatto lo stesso identico casino che hanno fatto dopo, quindi appena sono salito poi sul palco mi sono tranquillizzato e mi hanno trasmesso un'energia che poche volte ti trasmettono. Poche situazioni arriva questa energia. E invece scendendo dal palco hai incontrato ovviamente incontri la gente che ti guarda a volte titubante, ma soprattutto con quegli occhi che vorrebbero farti tante domande, oppure ti dicono: guarda, in quella frase, in quella co tua canzone mi ci sono rivisto. E tu a quel punto la tua sensazione che provi quando poi gli dai una risposta che vedendoli diventi ancora più felici all'inizio. Guarda, purtroppo ti devo dire la verità, questa cosa anche per la gente ormai faccia a faccia è difficile che ti viene a chiedere le cose, quindi tanti ti vengono a cercare sui social e ti mandano il messaggio in privato e cercano di scriverti in privato sui social, perché di persona ormai con questa cosa che ormai ci sono i social è difficile che la gente si apre così, magari davanti agli amici, quindi è una cosa magari qua più personale che comunque fa comunque piacere, perché quando ti arriva il messaggio di un fan che ti dice mi sono rivisto nella tua canzone, magari soprattutto in una canzone quando è sentita, è una cosa che fa veramente tanto piacere. Sono comunque soddisfazioni perché poi facciamo musica anche per mandare dei messaggi, appunto. Quindi se arriva quello che vogliamo inviare, stiamo facendo il giusto lavoro. E ci sono artisti che musicalmente ti porti un pochettino dietro, involontariamente tenti un pochettino non a imitare, ma per far tuo quello stile e modificarlo alle tue caratteristiche, perché ognuno ha una caratteristica, un suo modo di fare, che però nel tempo ti sei portato o nel tempo ti porti ancora. Guarda, io vado molto anche su questo, anche sull'ascolto degli altri artisti, vado molto a momenti, appunto, come ti dicevo, però non, proprio perché mi sento tutto e non ho un punto di riferimento, sì, c'è magari l'artista che ascolto di più, che mi piace di più,
Però poi alla fine io ascolto qualsiasi tipo di musica, mi piace ascoltare qualsiasi tipo di musica che essa sia. E quindi non ho un artista che mi, diciamo, indirizza, dice. E noi, allora, di questo brano Safari non c'è ancora un videoclip, però abbiamo visto altri videoclip dove effettivamente è uscito pochi mesi fa, comunque già un altro brano. Appunto, come nasce anche quel brano, da cosa trae ispirazione? Quel brano, quello del videoclip Mon Ami, diciamo invece era un momento prima di Safari, quindi era il momento proprio buio, proprio quando stavamo, l'ho scritto che eravamo in un periodo Covid, era un periodo che io stavo male con me stesso e appunto. Come posso dire, avevo un amico che anche lui stava male, io in quel momento non potevo esserci perché stavo male anch'io. E diciamo è uno sfogo su questo. Poi sentendo la canzone, diciamo, è molto diretta, quindi si capisce. E invece la domanda più semplice è se avessimo dimenticato qualcosa di particolare, ma soprattutto nella realizzazione del brano, nell'incisione del brano, ci sono momenti in cui, perché nella realizzazione del brano ci sono tanti consigli, qual è quello che ti sei accorto che ti ha dato un consiglio che poi nella realizzazione finale del brano, dei brani successivi, ti porterà dietro perché è un consiglio che in fondo è migliorativo. Guarda, ti dico che un messaggio che ho fatto proprio mio, che poi sta in Safari, è proprio quello di inseguire sempre il proprio sogno. Io infatti dico, faccio una citazione su Safari a Tony Montana, proprio per dire che sono pronto anche a morire pur di realizzare il mio sogno. E questo è un messaggio che cerco e voglio inviare a tutti quanti, che cercate sempre di seguire appunto il vostro sogno, perché se fate qualcosa che non vi piace o comunque non vi fa stare bene, non starete mai bene con voi stessi. Quindi fate quello che vi piace e seguite sempre il vostro sogno. A questo punto la musica è un po' l'espressione dell'anima e rappresenta un pochettino o una vita ideale o diciamo una vita ipotetica. A Si può dire, sì. questo punto noi tanto ti ringraziamo. Se progetti futuri, oltre a promuovere questo disco, chiaramente già si è in programmazione per nuovi lavori, ma anche una prospettiva live. Beh, diciamo che adesso ho dei progetti in testa e per i live, per quanto riguarda i live, sono un attimo fermo perché ho dei contest a cui parteciperò, internazionali, quindi per ora, dato che sono anche superstizioso, preferisco non dire di più. Benissimo, allora noi ti ringraziamo per essere stato ospite e a Grazie a questo voi. punto ci mancano i saluti finali e soprattutto gli indirizzi dove poterti raggiungere e acquistare proprio il singolo. Allora, su Instagram mi trovate come IAMMV, su YouTube se volete vedere i video ufficiali, Official MV, e su Spotify e su tutti gli altri digital store semplicemente come MV. Grazie a tutti, è stato un piacere. Spero che ci rivedremo presto con i prossimi progetti, i prossimi singoli che usciranno. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata.